com'è la temperatura? Freddo. Freddo, vero? Sì. Più freddo che a Ostia. Siamo arrivati e abbiamo trovato l'inverno. Simonetta è dentro che sta cambiando Carlo. Il gatto dov'è? Guarda questa macchina. Adesso te ne andate. Ecco, sta sotto, che sta facendo quello. Direzione Moai. Questa è la fontana dedicata ai caduti. I merli, lo stendardo visto da sotto. E questo l'ingresso. Dai, non la diamo la mia. Una parte vecchia del paese dove stanno facendo i lavori. Riprese. Delle mura medievali. Simonetta e Elena. Vicoli di Vitorchiano, siamo già entrati dentro Porta Romana. Mi sono reso conto un attimo che facendo i lavori. E poi fa freddo, indubbiamente fa freddo. Questo è il bar. Elena che fa le foto. Questa è la via di Vitorchiano che porta giù dove abbiamo le casette. I vicoli di Vitorchiano, il comune, Simonetta. Carlo! Ciao! Quanto freddo fa? Un bel po'. Un bel po'. Qui. Questa è la casa di Santa Rosa. Questa è la casa dove ha abitato Santa Rosa. Come fa a arrabbiare? Ti non faccio rapidissimo. Se non te ne accorgi. E questa è la. Laggiù ci sono le casette nostre. Carlo, girati. Questo vicolo lo riprendo perché è troppo bello. Le nostre case, un po' al buio, però ancora c'è luce. Adesso faccio vedere che ora è. Eccole qua, quasi le 7:20. Ecco Simonetta. Eccola la casetta nostra. Ecco Elena. Il Moai, eccolo laggiù. Eccole qua le casette nostre. Questa al primo piano, al piano terra che è sfitta in questo momento, cortiletto, recintato, eccolo qua. E qua entriamo. Ecco, sto facendo le riprese. Questa è la casuccia nostra dall'interno. Ma sono state le serie. Perché non c'è solo le serie? Cucina, tutti i faretti, il divano, Elena. Papà, io però non sento freddo. No, avanti il bagno, eccomi là, ti riprendo, il bagno. Ah, aspetta, vieni giù. È carino, eh? Questa è dalla nostra finestra. Papà? Sì. Come?
Lo so, però ho detto in modo passeggiata per Vitorchiano prima di andare al ristorante. Stiamo facendo abbonitate per passare. Che bello però, eh. E allora mi è sempre piaciuto. Bisogna fare abbonitate. È abitato questo. Non devo. Il trascino al papà che pesa 74 kg. Arbitro. Mamma, non ti. Ciao Carly. Ciao. Non devi guidare, però la Coca-Cola fa male dopo un po'. Ecco le pizze che noi amiamo tanto di Vitorchiano. Vedere le dimensioni. Questa è la mia boschiaiola. E la mia pronto con la mano. No, quella è funghi. Ah, questo è funghi. Adesso aspettiamo quelle dei bambini. Affamati. Questa è l'altra. Com'è Carly? Ma quella è la tua. Tu c'hai quella che vi usa. Di cioccolato, allora si chiamerebbe cioccolatia. E adesso stiamo per ritornare a casa, ci stiamo riavviando la macchina. Il nostro Vitorchiano lo salutiamo. Addio Vitorchiano. Il nostro Vitorchiano, ultimo giro, ci avviamo verso casa. È vero papà? È buono! Lecca lecca, ciuca ciup, ciupa ciups, al cioccolato, vero Carlo? Extra master buono! Una piena! Dov'è? È dietro di te! Ah, eccola là! Che bella! Tra l'altro in questi giorni pare che la luna sia particolarmente vicina alla Terra. Sì, perché è vicina alla Terra. La luna è diventata un asteroide! Che bella! Ma la vedi? No, di là c'è l'albero. Sì, ma si vede, si vede. Senza albero? Anche con l'albero, che è ancora più bella. No, ma senza albero. Ti vedo la faccia, se vuoi c'ho gli occhi, il naso e il naso. Sono anni che dico che c'è il naso. Io non ho mai sposato, però vedo una cosa guarda, bianca. Guarda che bella che è. Che bella.